reparto analisi criminologiche dei carabinieri fa parte delle investigazioni scientifiche ed è un reparto preposto all'intervento a supporto dell'arma territoriale, quindi dei carabinieri, diciamo, investigatori classici, nei casi di delitti di particolare impatto emotivo, efferati o nei confronti di vittime cosiddette vulnerabili, quindi categorie di donne, minori, disabili, quindi categorie da proteggere in maniera particolare accurata. La psicologia si pone a supporto innanzitutto e quindi non sostituisce l'investigatore, non sarebbe possibile. Quindi cerca di fare un'analisi, un'osservazione che può essere sia sul posto, e sarebbe ovviamente preferibile, ma anche da remoto, per arrivare a dare delle indicazioni all'investigatore su quale può essere stata la dinamica relazionale e la genesi di quel particolare comportamento criminale, che può essere utile nel caso di autore ignoto a filtrare le categorie dei sospetti e a filtrare le indicazioni che in quel momento l'arma che sta investigando mano a mano sta raccogliendo dall'investigazione classica. L'altro ambito di applicazione è quello vittimologico, quindi di avvicinamento, supporto e sostegno alla vittima nei vari iter dell'investigazione, quindi dall'assunzione di testimonianza l'accompagnamento durante il triste, magari, la triste fase del riconoscimento di un corpo, di un congiunto che è stato ucciso, per evitare la cosiddetta vittimizzazione secondaria, quindi per evitare che questi parenti, a loro volta persone offese dal delitto, anche se non direttamente ma indirettamente, o se è la vittima ancora in vita per altri tipi di delitti, vengano ulteriormente vittimizzati dalla macchina istituzionale che si mette in moto.